Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare di lui, DJI Mavic Mini, la versione Fly More Combo. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Come possiamo vedere dalla scatola qui di fronte a noi abbiamo il nuovo drone di casa DJI, il Mavic Mini. In questa versione Flymore Combo, la versione Flymore Combo include all'interno della scatola vari accessori aggiuntivi. Procediamo con l'apertura che, tra l'altro, io ho già fatto all'interno della scatola. Quindi, troviamo oltre alla valigetta varie altre scatoline che adesso andremo a analizzare singolarmente e partiamo da. Classica scatolina per le istruzioni, qui infatti troveremo tutte le varie istruzioni, ma sono poche, manualetti vari. Questo è lo scatolino in cui vi verranno riposte le batterie, le tre batterie aggiuntive della versione FlyMore Combo. Qui invece abbiamo l'alimentatore a muro marchiato DJI, non so se si riesce a vedere un pochino, sì. Esatto. che io non ho mai utilizzato perché basta un semplice cavetto micro usb collegato in una presa usb poi abbiamo questo scatolone bianco molto leggero nel quale troviamo i due paraeliche paraeliche fondamentali solamente se si vuole volare in luoghi chiusi come ad esempio un'abitazione poiché il drone pesando 249 grammi rientra nella categoria C0, ovvero si può portare ovunque senza bisogno di patente o assicurazione. Però aggiungendo i paraeliche si supera anche se di poco il peso e non ci è consentito più il libero volo. Passiamo invece al contenuto, quello che realmente ci interessa. Allora, qui troviamo questa bella borsetta marchiata DJI Mavic, veramente molto bella e resistente, abbiamo una bella protezione per portare in giro il nostro drone. Andiamo ad aprire la borsetta e all'interno troviamo subito tutto il necessario, ovvero... Drone, radiocomando e caricabatterie con le batterie. Partiamo dal caricabatterie DJI con all'interno gli alloggi per le batterie. Di lato troviamo la presa micro USB per la ricarica, una presa USB e un pulsantino dell'accensione perché questo può essere utilizzato anche come power bank nel momento in cui voi vi trovate fuori porta avete il telefono scarico quindi non potete utilizzare il drone potrete sacrificare una delle vostre batterie una delle tre batterie per appunto caricare il telefono può essere utilizzato come power bank infatti se io vado a premere il tastino si accendono le spie delle batterie batterie a parte sotto troviamo un altro scatolino dentro questo scatolino possiamo trovare i vari... Cavetti per il controller con i vari attacchi. Infatti, qui abbiamo un cavetto micro USB-USB-C. Qui invece abbiamo un cavo micro USB-Micro USB. Oltre ai cavetti troviamo due stick: sono ancora chiusi, non li ho aperti. Due stick di ricambio per il radiocomando. Il cacciavitino per serrare le viti delle eliche. E un altro cavetto USB A eh, micro USB per ricaricare il radiocomando, passiamo al radiocomando, eccolo qui. Radiocomando DJI fatto appositamente per il nuovo Mavic Mini. Ovviamente c'è la possibilità di aprire le antenne, e qui sotto si apre per inserire il telefono. Gli stick di controllo sono qui sotto, si staccano e si avvitano tranquillamente sul controller. Sul lato troviamo la porta per appunto collegare i cavi da poi far andare al telefono. E passiamo al pezzo forte. Oh lì. Il nostro drone, come potete vedere, è molto molto piccolo. Ve lo faccio vedere in questo modo, cioè entra tranquillamente in una mano ed è un qualcosa di assurdo molto molto leggero 249 grammi e andiamolo a vedere un po' più nel dettaglio ed ecco il nostro drone eh? molto piccolino però allo stesso tempo d'effetto davanti troviamo appunto il gimbal protetto dal, dalla sua copertura in plastica che basta sganciare viene via ed eccolo qua gimbal a tre assi Possiamo notare la famosa scritta ultralight 249 grammi, molto utile da far vedere a chi verrà magari a darvi fastidio per impedirvi di volare. Voi potrete tranquillamente esibire questa, questa scritta e dire guarda io posso volare perché lui rientra in categoria C0. Comunque, oltre al gimbal, sotto... Troviamo il LED per l'indicatore della batteria, tre prese d'aria e le due, i due sensori di, per il pavimento. Diciamo. Il drone non presenta altri sensori, quindi fate molto attenzione quando lo portate in luoghi stretti, chiusi o comunque all'esterno in prossimità di ostacoli perché appunto non ha nessun tipo di sensore di prossimità, non ha sensori sulle, sui rotori, non ha sensori anteriori né sulle braccia, da nessuna parte se non sotto per rilevare il piano. Una volta detto questo possiamo passare al retro. Sul retro troviamo un ingresso micro USB, un ingresso per la micro SD. È sotto il LED di stato. Rimanendo sul retro del drone abbiamo uno sportellino molto, molto fragile a mio parere perché, come potete vedere, i dentini di plastica che vanno a chiudere sono molto piccoli. Che contiene la batteria, batteria che va pinzata, c'è cioè una mollettina, si preme e si fila. Fate molta attenzione perché non è facile e rischiate di spremere tutto. Batteria ha due celle. Non sono batterie lipo, anzi sono batterie ion, quindi sono ioni di litio. Rimettiamo la batteria a posto, al contrario, magari. Ok, e chiudiamo lo sportellino. Quindi, per questo fake unboxing, fake semplicemente per il fatto che lo avevo già unboxato. È tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, nel caso fosse così non dimenticatevi di supportarmi lasciando un bel pollicione in su qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di questo drone, se lo state aspettando, lo avete già ordinato oppure lo avete già provato. Eh, condividete il video ovunque, iscrivetevi al canale per restare aggiornati sempre sui prossimi video e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!